crolla tutto. E cambia tutto, crolla tutto, deve crollare tutto perché tutto deve cambiare. Delle cose che stanno crollando, di che cosa avete già malinconia? Della tua pensione? La risposta è azzeccata. Il tuo posto di lavoro? Il tuo reddito? Che non c'è più? Ma da chi li pretenderesti? Da chi vorresti che arrivassero queste sicurezze che più non hai? Da quest'Italia? Questi hanno votato e adesso stanno talmente inguaiati che o escono dall'euro o fanno un'altra tornata elettorale. È quello che abbiamo cercato di evitare noi con l'atteggiamento di Bersani del Partito Democratico, a cui poi si è unita la maggioranza che sta appoggiando Monti. Cioè non è che noi abbiamo appoggiato Monti perché Monti ritenevamo fosse il nostro governo, quello che noi auspichiamo per il paese. È evidente che il rischio Grecia è una cosa che noi sentivamo molto, cioè la situazione in cui ci siamo ritrovati, che a nostro avviso è in parte, perché poi c'è una situazione internazionale che è sotto gli occhi di tutti, addebitabile agli anni precedenti, ai governi precedenti, in particolar modo al governo Berlusconi, l'atteggiamento del Partito Democratico è stato quello di cercare in qualche modo di parare i colpi, perché sappiamo tutti. Fermati qua perché stiamo alle prime schermaglie. Picchi a Martinelli alla sua destra, dove ha Rosso, benvenuto. Ovviamente PDL, ovviamente, insomma, ormai un amico delle nostre trasmissioni, arriva dal Piemonte, però trova ad attenderlo di nuovo la versione dei fatti che è quella ufficiale nel PD. Attenzione, noi stiamo messi male, ma se continuavano loro saremmo già nel burrone. Non è vero, per una semplice ragione, che così come tutti gli indicatori dicono, in realtà nell'estate dello scorso anno gli indicatori economici non erano malmessi in Italia, ma avevamo lo stesso debito pubblico di oggi, anzi, proprio quando venivo qui alla trasmissione, il radiogiornale diceva che il debito pubblico in Italia è aumentato di 50 miliardi da gennaio ad oggi. Cioè Monti, che è un pasticcione con la faccia seria, è un grigiocrate, come è stato definito in un bel libro che è uscito in questi giorni, è un grigiocrate. È riuscito a fare sostanzialmente una cosa soltanto. Che cosa? A mettere nuove tasse, e oggettivamente i soldi entrano con nuove tasse, ma non tagliare di una lira le spese. Il fratello della signora Tremonti avrà magari fatto cose, Giulio, che a Martinelli non saranno piaciute, però era riuscito a tagliare in modo importante le spese sia dei ministeri, sia degli enti locali, sia delle regioni. Tanto che a un certo punto lo avete zittito, lo ha detto lui stesso nella puntata di giovedì scorso da Santoro, a un certo punto mi dissero che non dovevo parlare di prudenza, ma di coraggio. No, infatti il grosso sbaglio, lo dico, cioè gli avete messo il bavaglio alla bocca. L'ho detto in altre trasmissioni, compreso questa di Iceberg. Il grosso sbaglio di Berlusconi è stato quello di aver voluto, in questo un po' infantilmente, quando abbiamo perso l'elezione a Milano e in altri grossi comuni della nostra nazione, addebitare la colpa a qualcuno. Non si sapeva chi addebitarla, se la si è addebitata a Tremonti. Cioè si è detto sostanzialmente, non si poteva dire che tutta la colpa era del governo, si è detto Rosso, la colpa è del rigore, Rosso, però dobbiamo farla crescita. Quanto sono invecchiate queste storie italiane, so, quanto sembrano però arrivare non sono mica da troppo un altro vecchie, secolo, non sono mica troppo vecchie. Da un altro millennio, mentre soffia l'aria nuova, vera, in Italia, in Qual Europa. È l'aria nuova? Qual è l'aria, guarda, nuova? L'aria nuova in Europa va un poco più a sinistra, io glielo dico, sì, Italia, un dispiacere, ma è così, avremo l'incontro. Non è vero, va contro i governi in carica. Verso la protesta, no, che va contro le governi in carica. Ufficialmente, e che hanno effettivamente la novità, è Hollande. Ma la novità, però in Spagna è stata Rajoy che è popolare. In realtà va contro il governo in carica. Poi voi la novità, per arrivare alla novità, no, ci vuole per forza qualcosa di traumatico. Allora, dire, nessuno si è accorto che all'interno del Parlamento c'è gente che è presente da 30 anni, che ha fatto maggioranza e opposizione e pretende oggi di essere il punto di riferimento di una nuova politica. Gli italiani si sono stancati, sarebbe bene e farebbero bene.
bene, dico, gli italiani a prenderli a fischi, ma dico gente che da 30 anni all'interno del Parlamento. Ma lei si mette fra quelli da prendere a fischi o fra quelli che devono arrivare ancora? Io intanto ancora sono da 2 anni e mezzo all'interno, 3 anni e mezzo all'interno del Parlamento, ho fatto il mio lavoro, ho cercato di farlo seriamente e il mio lavoro è controllabilissimo attraverso il sito della Camera dei Deputati. Voglio essere giudicati dagli elettori, voglio essere giudicati dagli italiani. Sicuramente non sono uno di quei personaggi che da 30 anni sono in Parlamento e hanno determinato quest'enorme debito pubblico. E poi le ripeto che io da quando sono entrato in Parlamento parlo di sovranità monetaria, quella che sta scoprendo benissimo la Grecia e quella che sta scoprendo benissimo il ma allora lo vediamo quindi. Non lo so adesso, sì, per amor di Dio, sicuramente queste previsioni spaventano, sì, questo è, però mi sembra che sia un po' l'idea quella dell'Europa di spaventare l'eventualità che alcuni stati escano dall'euro. Sì. Non mi sarei allora immaginato tutto questo impegno da parte dell'Europa per fare in modo che la Grecia restasse all'interno. Come dire, se questi escono e poi si vede che la loro economia risale, noi qua rischiamo veramente di andare tutti a catafascio. Questo effettivamente, io non certo credo a tutte queste questo previsioni. Questo è quello che viene subito, a tutte poi bisogna vedere nei tempi lunghi. Bisogna vedere nel tempo, la svalutazione potrebbe attirare investimenti, ci si potrebbe riprendere, quindi un sacrificio immediato però potrebbe portare nel tempo naturalmente invece un qualcosa di più positivo, liberare quindi delle risorse per un'economia europea che è fortemente in crisi. Io penso che dalle votazioni, dalla Francia piuttosto che dalla Grecia, ma nella stessa Germania, ci sia, indipendentemente dal profilo di destra o di sinistra dei candidati che vincono, che ci sia una fortissima volontà da parte degli elettori di contrastare questo modello di Europa, che è un modello fallimentare, il modello del superstato che impone con un fax la finanziaria ai paesi membri. Questo è il punto vero, dove i parlamenti perdono la propria sovranità nazionale. Il fiscal compact che Monti ha firmato qualche tempo fa e di cui si è vantato, in realtà è Monti che l'ha firmato. No, sì, no, ma Monti. L'ha firmato Monti. L'ha firmato Monti. Fiscal compact era pronto da 2 anni. Il fiscal compact l'ha firmato Monti. No. Tremonti aveva avuto l'ingiunzione dalla BCE di fare una serie di provvedimenti. Questo è certo, che non è un circolo. Si può confermare che con il fiscal compact si perde un'altra fetta di sovranità nazionale, cioè la legge di bilancio, che è la l'avete legge concordato che poi voi, l'ha stato, firmato Monti, ma diciamo l'avete concordato così, voi. In realtà, facciamo il potere che ha lo Stato è quello di fare leggi di bilancio, sì, no? Ma fra poco, con questa la firma di tutti questi accordi, gli stati non potranno più fare delle manovre economiche vere. Si dovranno attenere a delle regole che ti vincoleranno per forza. Quindi ogni stato, quando si parla di misure per la crescita, ma fra poco le misure per la crescita nessuno le potrà fare, perché tutto verrà imposto dall'Europa. Questo è il modello che va contrastato. Ma ci buttiamo nella Martesana. Cos'è che dobbiamo fare? È possibile che nessuno veda un'uscita, appunto, di sicurezza o no? L'uscita, che è un futuro, l'uscita, un qualcosa di positivo. L'uscita, per esempio, è quella di dire, se siamo uniti, se siamo un'Europa unita, lo dobbiamo essere non solo economicamente, ma anche politicamente. Quindi non si può pensare che non ci sia una banca centrale europea che fa come la Federal Reserve americana e che quindi dice, nel momento in cui c'è difficoltà vado a fare il prestatore di ultima istanza. Ma che faccia gli interessi degli europei? Solo che la Germania non vuole farsi carico di questo tipo di politica. Allora, signori, se siamo uniti solo esclusivamente per gli interessi di Germania o di qualcun altro, è un conto. Sì, ma parliamo di cose che accadono nel mondo reale. È quello che succede. In 2 minuti risolvete i problemi del mondo, ma non è credibile. Dividiamo, questo è il grosso problema che c'è oggi nel mondo per colpa di Obama. Per colpa di Obama. Dividiamo la finanza speculativa da quella che invece è corretta a favore della produzione. Perché nessuno ha il coraggio di nominare e di dire veramente di chi è la colpa, di questa Obama. Crisi è di Obama. Finanziaria. È di Obama che non ha fatto niente 4 anni. Sopra Obama. No, sopra c'è Obama. Qualcuno sì, ma che il potere come ce una l'ha ancora stella illumina l'Europa e ci sta facendo vivere la terza guerra mondiale. È una stella strana che non ha 5 punte e nessuno ha il coraggio di dirlo. E non è stella? Quella di Beppe Grillo. Non è la stella di Beppe. Parliamone una volta. Diciamo, come abbiamo detto che cos'è il default? Chi è sta e lì stella? È scritto. Ragazzi miei. Vabbè, se non lo dici però stai fresca. Cioè, non c'è la stella per lasciare non a voi che fate i politici, dovreste saperlo. E chi è la stella? È una stella che ha 6 punte. Ma dovremmo però fare un ragionamento, però, secondo me, sulla questa è filosofia, attuale. Dai. La Grecia, politica può cambiare il mondo se è fatta bene, signori. Sì. Non è che siamo dominati da Belfagor nel mondo. Secondo me bisogna fare leva sulla memoria. Torniamo indietro di 2 anni fa, proprio in questi giorni, 2 anni fa.
si parlò della crisi dell'euro. Due anni fa si diceva che la Grecia sarebbe uscita dall'euro, maggio 2010. In Italia si parlava della lista anemone, ossia si parlava dunque del problema di questo giro di soldi, si parlava di Verdini che aveva portato i soldi in Lussemburgo perché c'erano gli affari del G8, quindi soldi nascosti all'estero, e Berlusconi parlava di intercettazioni. Perciò due anni fa l'Europa parlava della crisi dell'euro, in Italia si parlava di intercettazioni. Cioè, abbiamo perso un sacco di tempo. Il debito pubblico era due anni fa 1.700 miliardi di euro, oggi è 2.000 miliardi. Record. Ora, cosa ha fatto il governo Berlusconi? Cioè, poi ha governato in 18 anni, un po', soprattutto Berlusconi con la Lega, e in parte minima ha governato Amato e Prodi. No? Cosa hanno fatto questi governi in 17 anni per recuperare il debito pubblico? Ora, assodato che l'Italia è entrata nell'euro truccando le carte, questo è assodato perché ha truccato le carte anche con la compiacenza, lo dico Der Spiegel, bisogna anche con la compiacenza vero. Dell'allora cancelliere Kohl, quindi chi, no, chi c'era al governo quando le carte c'era Ciampi, c'era. Ciampi mi sembra che ci fosse all'epoca, c'era Ciampi e anche Prodi, okay. Anche Prodi. Sì, è un'inchiesta allora, di un giornale tedesco, non è la Bibbia, cioè non sì, sta scritto, però voglio dire, se noi entriamo nell'euro con le carte truccate e abbiamo un debito pubblico che non sappiamo in 17 anni diminuire, che è un po' l'eredità craxiana, cosa pretendiamo? Cioè, perché adesso dobbiamo dare la colpa a Obama? Diamo la colpa a chi? La colpa è di chi ha gestito la politica. Poi il politico ha la sua responsabilità. È chiaro che se poi la politica ha agito sotto ricatto di chi li ha votati, cioè se c'è stata una quota di cittadini che ha detto io ti voto solo se tu in cambio mi dai, quindi abbiamo tutti in qualche modo navigato e mangiato con la testa sotto la sabbia e oggi ci meravigliamo di questa crisi, purtroppo è anche un po' colpa nostra. Per cui io dico che noi siamo già fuori dall'euro, poi sarà questione di un mese, due mesi, tre mesi. Cioè, l'euro è finito, cioè, o rivediamo le regole economiche, quindi qui bisogna entrare in politiche monetarie un pochino complicate che francamente non mi attengono e non sono abbastanza competente per dire facciamo così, facciamo così, però mi sembra di capire che l'euro sia finito, perché la Grecia è già fuori dall'euro. Poi la Grecia è sempre stato uno stato di riferimento, perché è dalla Grecia che sono partite sì. Le prime navigazioni a scoprire il mondo, quindi la Grecia è il nostro destino, l'Italia la segue e la Grecia, attenzione, ma se quella roba lì non fosse così brutta come appare, scusa, la Grecia fa questa fine con un debito che è 6 volte inferiore a quello dell'Italia, perché la Grecia ha 300 miliardi, sì, però l'Italia ne ha 2.000. Ma c'hanno il PIL del Veneto questi qua. Cosa ha fatto il governo Berlusconi per diminuire questo debito? Ecco, questo che mi chiedo io. Sì, però non che cosa? No, sono arrivati i tagli lineari di Tremonti. Martinelli, no? Però, poco, ascolta, Martinelli, non possiamo ancora oggi, perdonami, parlare del passato governo. Cioè, mettiamoci, cominciamo a parlare di questo governo, che sembrava voluto da tutti, il governo che doveva risolvere i problemi di tutti, è un governo che innanzitutto ha generato un pessimismo generale in tutti. La gente c'ha paura, ormai non spende più niente, praticamente si va più spesso al mercato a guardare. Stamattina al mercato mi dicevano anziché 2 euro, non so, c'è un pentolino, costa 2 euro, non mi puoi fare lo sconto, tanto per dire com'è la situazione. Quindi la gente c'ha una paura folle. Il presidente del consiglio tecnico che doveva risolvere tutti i problemi si è messo a fare il politico dando la colpa dei suicidi ai passati governi, né più né meno che come hanno sempre fatto tutti i politici, quindi sempre dare la colpa di quelli che c'erano prima. E poi un'altra cosa che ha fatto, qual è stata? Quella di dire, signori miei, di fronte alla crisi economica, beh, insomma, sì, certo, bisogna aumentare, fare qualcosa per la crescita, e poi bisogna tagliare le spese. Certo, tagliare le spese, poi cosa fa? I tecnici che pagano ulteriori tecnici e poi soprattutto chiedono ai cittadini, diteci voi cosa dobbiamo tagliare. Cioè, ma ragazzi, ma questa è una cosa folle. Ma quello che ci interessa è il terzo titolo. Borse giù, bruciati 120 miliardi di euro. Napolitano, anno brutto, ne usciremo. Collegato con noi Eugenio Benetazzo al telefono. Eugenio Benetazzo, insomma, sei stato uno dei protagonisti di altre passate stagioni di Iceberg, sei stato con noi anche qualche mese fa. Hai veramente, con i tuoi libri, anticipato molto di quello che adesso, insomma, gli economisti più acclamati e blasonati ancora magari non hanno il coraggio di dire. Ma secondo te, l'Italia rischia davvero di uscire dall'euro? Salve Golfari, un saluto a tutti i presenti in studio. Ciao Eugenio, come stai? Io come operatore sto bene, il paese un po' meno. Fai affari tu?
Ma gli affari li stanno facendo in questo momento qua, guardando il nostro paese, altri operatori istituzionali che letteralmente stanno prendendo posizioni ribassiste nell'attesa di vedere il cosiddetto scenario del break-up. Sostanzialmente nelle prossime 48 ore abbiamo, non dico le ore contate, ma quasi, sia per la Grecia che anche per il progetto di moneta unica europea. Perché si stima la reazione che hanno avuto ad esempio oggi i mercati a fronte della disfatta è un termine un po' grosso, comunque della perdita di consenso elettorale della cancelliera tedesca, disegnano un quadro piuttosto incerto sul quadro politico per i prossimi semestri. Sostanzialmente è cambiato e cambierà lo scenario, l'equilibrio geoeconomico e geopolitico dell'intera Unione Europea, c'è un grande punto di domanda sul nostro paese con l'Italia e quindi al momento attuale si teme, come si suol dire, il peggio, un peggio che abbiamo già evitato alla fine dello scorso anno tra ottobre e novembre, adesso sembra che e comincia ad essere. Ma un attimo, però, una domanda così da inesperto nel settore. Ma se il dominio tedesco cala un poco, no? Se la Merkel viene alla fine messa in crisi con la sua politica così severa e arcigna, che alla fine vediamo fa comunque probabilmente finire la Grecia fuori dall'euro, beh, non è meglio, non è una notizia positiva questo, anche se lo spread oggi è andato su? L'errore che commettono molti cosiddetti analisti o interlocutori del momento è quello di dire basta con l'austerity. Sostanzialmente l'austerity, che dovrebbe essere sostituita soprattutto dalla propaganda politica attuale italiana da un percorso di crescita, in realtà rappresenta una faccia della medaglia di una stessa moneta. Da una parte abbiamo l'austerity, dall'altra abbiamo la crescita. Quindi chi sta guardando soprattutto da oltre confine, da oltre Atlantico, l'Europa, con particolare attenzione a quello che accadrà adesso in termini di scenario politico alla Grecia, ha timore di vedere, prima di tutto, come vi ho detto, lo scenario del break-up, il rischio del break-up, ovvero che l'euro si rompa, o come dice Grillo, lo scenario addirittura peggiore, quello della liquefazione dell'euro. E questo al momento attuale è piuttosto, ha una probabilità significativamente rilevante, perché abbiamo un cambio di governance in Francia, probabilmente ce ne sarà uno anche in Germania, e l'Italia difficilmente si troverà a correre con un pensiero, un sentiment popolare dell'elettorato diverso da questi due paesi, quindi da fuori si comincia a percepire che l'Europa è una sorta di bomba con la miccia accesa, e questa miccia accesa l'hanno innescata i cambi di consenso nei confronti della moneta unica europea, che lentamente, passando dall'Europa, la Grecia, la Francia, la Germania e l'Italia, stanno dimostrando come i grandi pensatori e legislatori che hanno voluto questa compagine monetaria 12 anni fa si fossero sbagliati profondamente. Guardate che sul piano finanziario rischiamo in questo momento qui tutti quanti, cioè non si tratta solo di prendere in considerazione l'uscita della Grecia, perché l'uscita della Grecia produrrebbe il cosiddetto effetto che a Londra chiamano who is the next, cioè chi sarà il prossimo, nel momento in cui io creo un presupposto in cui un paese può uscire, a quel punto posso mettere in cantiere che ce ne sarà un altro. Fermati qua, perché già basta, ci hai picchiato con la mazza chiodata, ci hai sbattuto come un tappeto per le pulizie di Pasqua, ma torniamo un attimo in studio, perché io in mezzo a questi discorsi di Venetazzo percepisco però anche un'altra cosa, lo saluto e lo ringrazio, cioè che alla fine però la finanza non vuole il cambiamento, chi sta in borsa vuole continuare così come va, perché è così che è diventato ricco. E ritorniamo a quello
E allora la palla, signori, passa alla politica. Pionati, è la politica che deve agire in questo momento, perché chi ha i soldi continua a farne di più. E sta bene, ce lo ricorda anche Scilipoti, la politica è in grado di opporsi a questa finanza che ormai ci domina, oppure vi siete tutti addormentati? No, io assolutamente non mi sono addormentato e picchio tutti i giorni. La nostra crisi dipende dal fatto che l'Italia è l'unico paese europeo oggi ad essere amministrato da un governo che non è stato eletto e che non ha presentato all'opinione pubblica un proprio programma. Non è un problema formale, è un problema sostanziale. Io, se posso dire, ho seguito con molta attenzione questo dibattito, tra l'altro da giornalista conosco il problema della presenza esterna rispetto allo studio, che è un handicap. No, per carità, ho messo più attenzione in quello che ascoltavo. Io direi agli amici di non proseguire sul crinale della propaganda. Perché sul crinale della propaganda? Perché la situazione oggi è drammatica, è inutile recriminare sul passato, perché potremmo risalire al Risorgimento per trovare le radici profonde della nostra crisi di oggi. Il problema è che il governo Monti, che doveva migliorare la situazione, non è riuscito a migliorarla. Ora, la mia preoccupazione è questa. E lo dico appunto perché non posso partecipare agli scontri all'arma bianca dello studio. Qui sono in gioco due questioni, per parlare di cose, diciamo, piuttosto serie. La prima è se nel mondo quello che muove le leve è la finanza o è la politica democratica. Quello che dicevi tu, molto correttamente, dimostra che, e quello che succede, dimostra che oggi la finanza prevale nettamente sulla politica. Obama non è un artefice, è una vittima, perché Obama ha provato a cambiare il sistema americano, ma il sistema americano finanziario è molto più forte del Presidente degli Stati Uniti d'America. A Wall Street si pagano gli affitti in base alla distanza. La politica deve dimostrare di essere più utile della finanza. Ma certo che deve dimostrare, Non ci sono pasti gratis, no? Ma come deve dimostrare? Non sostenendo un governo tecnico, cioè il governo Monti era un tie break in una partita di in una partita di basket. Solo che la partita di basket deve riprendere, cioè le due squadre devono confrontarsi con la realtà. Ma non sanno il cosa fare le due squadre, Pionati, non hanno idea di cosa fare. Sì, ma allora chiudiamo il campionato. Quello che ha detto prima l'analista dimostra che invece chissà cosa fare. Sono i popoli che stanno cambiando la geografia politica dell'Europa grazie al voto. Anche in Italia ci deve essere questo passaggio. Visto che la politica si è arresa, visto che il centrodestra e il centrosinistra, che comunque dovranno andare al voto fra meno di un anno, non sanno su quale base chiedere il voto agli elettori italiani, cioè il programma col quale si chiede il voto, qual è? Non lo stanno definendo, nulla. Io leggo tutti i giorni Pisanu che si lancia in questa idea di creare alleanze con Casini piuttosto che con Fini, ma a che serve? Questi sono dei situati bellici della Prima Repubblica. La gente vuole sapere da dove verrà l'occupazione, da dove viene la difesa del potere d'acquisto. Queste sono le cose sulle quali si orienteranno le scelte dell'elettorato. Non chi... Perché lei, invece di raccontarci la storia che è lì e dovrebbe fare, non ci dice che cosa avete intenzione di programmare, di fare? Perché io sono a casa mia, faccio da mangiare, cucino e sono qui così come una povera donnetta del popolo. Ma lei parla a tante persone che sono in televisione e mi pare che parli da Roma. Per favore, ci può dire che cosa lei con tutti i suoi compagni, colleghi, io sono solo in Parlamento. Anche solo stamattina, oggi, avete deciso di fare per sanare questa situazione che grava sulla gente, che è veramente disperata? Allora, io sono d'accordo, io le posso, grazie a lei della domanda che è molto intelligente, io posso rispondere di quello che ho fatto io. Io ho fatto una proposta un anno fa, che oggi è stata ripresa dalla Corte dei Conti, cioè il governo Monti, per tamponare il debito pubblico, deve vendere il patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato. Lo Stato deve dare l'esempio, deve trovare. Quando noi parliamo di sviluppo, di occupazione, dobbiamo sapere che significa trovare e mettere in gioco risorse che devono venire sempre con questa linea di governo dalle tasse dei cittadini. Invece lo Stato deve dare l'esempio, deve vendere quello che può, deve dismettere quello che può, senza arrivare a vendere l'oro della Banca d'Italia come simpatica
veramente... Ma se lei mi dice che forse qualcuno in famiglia l'aveva già pensato e forse ancora prima di qualcuno in famiglia l'aveva detto, ma come mai sì. continuate a dire le cose che dovete fare... Ma poi io se fossi presidente ma del... le caserme se... da quanti anni sono lì vuote? Ma non è un problema di caserme, signora. Non solo non... le caserme, perché non no, è. No, perché le caserme. Gli immobili. Il patrimonio. Non solo gli immobili, io dico anche beni mobili, il patrimonio azionario dello Stato, lo Stato azionista di Finmeccanica, di Rai, ma che cosa c'entra? Vendiamole. Lo Stato deve, però deve anche vendere le proprie tempismo. Azioni. Deve, ho capito, ma personalmente io non è che non è una mia invenzione, ero stato consigliato da alcuni economisti, però vendere. Dico che vendere perché vendere. Se io ho, okay. Se ho difficoltà finanziarie devo dai ministeri no, di Monza. E ti voglio dire, quando si dice la responsabilità, ognuno di voi fa i comizi, la responsabilità, e i comizi non ci interessano. In Parlamento la responsabilità, scusa, la responsabilità del Parlamento non ce l'hanno i parlamentari che sono presenti da tre anni. No, un altro no, però. Ma scusa, ma Domenico. No, ma ti sto dicendo chi ce l'ha la responsabilità. Ce l'hanno la responsabilità coloro i quali hanno determinato questo momento di grande difficoltà. Perché tu puoi dire che nell'ultimo periodo c'è stato un aumento di che cosa? Di quello che è il debito pubblico. No, ma prima di questo governo che nell'ultimo si è periodo? Quanto era il debito pubblico? Chi l'ha no, costruito? Scusate. L'ha costruito no, però calma, adesso scusate, qua, allora, su tutte, scusate. Oggi sono ognuno di voi mi fa la storia del mondo, ma non ci interessa, non ci interessa, dovete essere più cortesi con noi. Possiamo tornare al video secondo di quella persona lì che dice fotografare la realtà. La realtà dei fatti, ossia che il debito pubblico è stato sottovalutato ed è sempre stato mascherato, l'ho detto prima, con gli argomenti distrattivi che il mio omonimo prima ha citato e ha giustamente e correttamente ricordato. Però bisogna anche fare il punto della situazione attuale. Oh. Cioè, se l'unico collante che tiene assieme i confini degli stati sono i motivi economici, il discorso geopolitico che facevamo, cioè la crisi che ci sta attanagliando, ci pone di fronte a nuovi scenari geopolitici. Cioè, lo scenario geopolitico non può che essere e non può che dipendere dalla circolazione di moneta. Per cui se finora oggi noi abbiamo vissuto su un regime di emissioni di moneta a debito, che credo facesse riferimento a Scilipoti, io penso che adesso già il fatto che a Napoli e in molte aree d'Italia stiano circolando gli sheik, cioè sono monete stampate da delle tipografie che vengono messe in circolazione, sono già circolanti. Sto dicendo che già le realtà microeconomiche sono già nate, sono già rinate, cioè a Napoli si stanno già pagando con gli sheik mischiati agli euro. Cioè, si sono già organizzati. E allora lì chi ha potere di impedire, perché uno non può morire di fame. In Sardegna si è tornati al baratto, lo sapete? E allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'autodeterminazione è già in atto, perché è questo il collante, l'economia è il collante. Un attimo Romeo, se l'economia è l'unico collante e l'economia funziona solo in micro aree, non siamo già più Italia. Ma allora il Parlamento dovrebbe legiferare, fare. Non conta più niente il Parlamento. Ma non è vero che non conta più niente il Parlamento. Non conta più niente. Sono con Romeo, torniamo un attimo al video, perché abbiamo visto una persona disperata. Questa persona smuove un attimo le vostre coscienze oppure ve ne fregate allora, completamente? Scusate un attimo, le due ministre, poi non ho ancora parlato. Sì, ho capito. Ma... Le ministre Cancellieri e Severino che annunciano 1000 persone dell'esercito a presidiare questi fantomatici gruppi terroristici, secondo me sono tutte una pantomima che servono a dire noi adesso mandiamo l'esercito per sedare i tumulti sociali. E questo secondo me è il trucco che non si è ancora capito. Perché io non ci credo che ci sono i terroristi che vanno a sparare a Lanzallo, ci saranno stati, ma non ci sono. E perché capite? I tumulti sociali invece no, vanno bene. Allora, cioè i tumulti sociali, purtroppo, siccome adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo passare il guado, dici avanti col tumulto, cioè ci sarà non poi ho capito. Una rinascita, ma adesso siamo di fronte alla gente che ha fame. Per cui i tumulti sociali ci sono. Napoli, Italia, diciamo avanti. Allora l'esercito serve a che cosa? Serve a controllare queste cose, secondo me. Visto che stiamo morendo di fame, visto che stiamo morendo di fame, la maggior parte della gente, quel cittadino lì che ha detto assassini, sì. Politici sono tutti uguali, se la politica vuole riacquistare fiducia e solo riacquistando fiducia
potrà contrastare il potere della finanza e non fare il gioco della finanza, la politica deve cominciare a dire, così come chiediamo sacrifici ai cittadini, cominciamo a fare sacrifici anche noi. Bravo. Se questo non succederà, la finanza continuerà sempre a giocare la sua partita in modo più pesante, l'antipolitica monterà sempre di più e noi andremo alla deriva, perché comunque questo è quello che purtroppo ci attende. Quindi quello che io imputo come critica, finalmente anche una voce autocritica, anche al nostro stesso movimento che ha partecipato al governo, che secondo me, come da, io parlo di parlamentari, di consiglieri regionali, per amor di Dio, che su questo fronte bisognava e bisogna fare molto Romeo, di più. Il tuo movimento questo politico, dopo la Romeo, pausa, finalmente il tuo movimento è arrivato in lingotti d'oro. Io leggo proposte di rinnovamento fatto da Pisanu, che è stato capo della segreteria politica di Moro. Ma cita sempre Pisanu, passato... però. Guardi che no, è più importante Alfano nel partito nel quale c'è Pisanu. Infatti Alfano non le fa le uscite abbastanza pietose di Pisanu, però il Corriere della Sera dedica una pagina a Pisanu. Questa è la cosa grave, che in Italia c'è ancora una stampa che per disegnare il futuro guarda 50 anni fa. In Europa a 53 anni si esce dalla scena politica, in Italia a 75 anni si vogliono dettare le regole del rinnovamento. Noi non abbiamo una classe dirigente di livello, questo è il primo problema. Se vabbè, non ci ascoltano, dai, tiriamo giù la Clerc, tutti a casa, Camera e Senato. Aspetta, non ce n'è. Se esattamente, io non proporrò nessuno degli uscenti, ma quello che diceva Martinelli è molto vero, e che è un po' dicevi anche tu, conduttore del programma. La politica, la prima cosa che deve fare prima di programmare è dimostrare se è ancora viva, perché oggi il problema è che un paziente è in coma e non sappiamo se è coma irreversibile o coma farmacologico. Se noi continuiamo, in Francia che cosa è successo? È successo che irreversibile, una sinistra, dice Martinelli. Ma no, è irreversibile, spero sì. Di sì, io lavoro perché sia reversibile. Cioè, è irreversibile, è finita, no, è finita. No, ma guardi, potrebbe essere cosa anche... Vuol dire? No, scusate, allora... Potrebbe riprendere... Mi fai finire un attimo? Sì. Per me potrebbe anche riprendere la politica se andasse Grillo al potere. Sarebbe comunque un modo Grillo di rimetterlo potere, in modo tutto. Grillo, allora, cioè, Grillo non andrà mai al potere. Allora, anche questa chimera è un po' da smontare, perché Grillo... Ma se si presenta alle elezioni Grillo, si sì, va a no, votare, non scusa. Si presenta. Presenta le elezioni. Grillo ha prestato la faccia a una serie di cittadini che si sono candidati autonomamente, che hanno avuto la certificazione del marchio da Grillo in quanto incensurati e rispondenti ad alcuni semplici criteri che la politica ufficiale, cioè l'antipolitica che oggi ci domina, ha dimenticato. Riprendiamo da qua, il caso Grillo, che è una delle grandi novità di queste ultime settimane. State con noi. Allora, improvvisamente l'Italia è invecchiata, questo è sicuro, dalle elezioni, le ultime, ma anche da prima, ma dalle elezioni soprattutto, noi abbiamo in giro una serie di zombie. Su questo Grillo ci aveva preso, perché quando diceva, come ha detto prima Martinelli, i partiti sono morti, sembrava uno macabro e diciamo esagerato, però alla fine, se vai al succo della questione, viviamo in un mondo dove abbiamo una serie di morti viventi, diciamo la verità. L'ha detto perché mi licenzio, ma io... Cioè, da Martinelli, Daniele, perché noi abbiamo due Martinelli oggi. Allora, però, anche Grillo, cari miei, adesso non può avere sconti di sorta, cioè si è buttato in politica, piaccia o no, per me sta in politica, e quindi adesso ha martellato come tutti coloro che martelliamo settimana dopo settimana. Andiamo a vedere uno dei brani, insomma, che abbiamo preparato su Grillo e poi ne parliamo. Questa politica è morta, non c'è più niente, lì nella sala da tè a barattare un 10% dell'ultima democrazia che c'è. Peroni è stato 10 anni sotto le gonne lì, è un uomo assurdo, è un uomo che ha fatto una riforma del lavoro, ha preso la legge Biagi, l'ha stravolta, ha fatto la legge sul precariato per dar lavoro ai giovani e non c'è mai stata così disoccupazione dei giovani negli ultimi 50 anni. Siamo in terra leghista, diciamo così, cosa potrebbe dire agli ex leghisti? Io sono in imbarazzo, era Legnano, sono entrato, mi ha detto un'ovazione, è arrivato uno ti voto! Allora ho cercato di farlo ragionare, ma dai, non fare così, dai, pensaci bene, lo sai che ci potresti danneggiare. Cosa qui dice a chi la paragona al Bossi della prima ora? Ma questi sono Bossi, il Gabibo, cioè... Lei ha parlato di futuro e di conflitto generazionale, io le faccio vedere questa bellissima foto, lei cosa mi dice di questi due? No, la prima... abbiamo...
abbiamo... Ma no, ma questo è un esorcista, è padre Melling, te lo ricordi, che fa il lavoro sporco. Questo qua si presenta bene, infatti all'inizio chiunque si sarebbe presentato dopo quello che c'era stato poteva fare anche una figura, ma questo qua è il più sporco di tutti. Io ho un po' di figurine qua, insomma. Come? Io ho le figurine qua, vede, le ho portate anche. No, ma scusa, non parliamo di morti. Lì puoi accendere un cielo. Questo qui è stato chiamato a fare il lavoro sporco per le banche, sta cercando di piazzare, di far ristabilire i bilanci delle banche, cosa che non ci riesce. Siamo costretti a immaginarci un altro mondo, me lo fate dire 40 volte. Io dico le stesse cose di 30 anni fa. Ma era facile prevedere un disastro in mano a questi. Questi qui, oltre ad essere ladri e devono restituire tutto con un leggero interesse, prenderemo i passaporti, non devono scappare, faremo una commissione, l'ho già detto, ma non è uno scherzo, una commissione di cittadini estratti a sorte, incensurati, che daranno magari le attenuanti o no, li faremo fare lavori utili nel sociale, ma devono restituire i soldi con un po' di interesse, togliere le doppie pensioni, le pensioni da 30.000, 20.000, doppio lavoro, tutti i privilegi. Assolutamente via con questi soldi, andiamo in emergenza, c'è gente che sta morendo, si butta dai terrazzi in questo momento, dobbiamo salvare questa gente e voglio fare un appello a chi decise di fare delle stronzate, non ne fate, resistete almeno 2 mesi per favore, perché tanto questo paese non sta più in piedi, entro 2 mesi saranno tutti alla resa dei conti. Questo è Grillo, picchia durissimo, e quello che mi fa ridere è che adesso per i ballottaggi ci sono già i partiti che cercano di tirarselo un po' dalla loro parte, Parma, se ce l'hanno come a Parma domenica come, vincerà lui, secondo me. Come candidato, quello che dice, no? Ma Cantù vincerà uno, allora, della Lega. A Parma vince giovane, Grillo. Preparato. Però non possiamo parlare di elezioni, siamo in mezzo ai ballottaggi, non possiamo, non parlare, vuol di, dire che vince, non possiamo Grillo, parlare di Parma e né di Cantù. Mi faccia una cortesia, che non ho i soldi da dare poi alla finanza. Ci sono tanti altri parlamentari che parliamo sono, sulle generali, che sono becco delle multe. Scusi, quello che dice Grillo, ci sono tanti altri parlamentari che all'interno del Parlamento nessuno ne dà il giusto spazio, ma ci sono tanti parlamentari che sono alla prima legislatura e qualcuno anche alla seconda che lo dice e che sostiene la stessa tesi che sta sostenendo Grillo. Solo che a Grillo tutti ne parlano e tutti gli stanno dando questa grande visibilità e gli altri nessuno ne parla. Ne parliamo? Perché? Perché anche la stampa... Come mai i partiti politici non hanno avuto l'antidoto per uccidere nella culla? Allora, Grillo, non ho detto i partiti politici, ho detto parlamentari all'interno del Parlamento. I partiti politici è un'altra cosa. Bisogna che siano queste... Questo mostro di intelligentate che adesso viene detto da grazie. Queste sono mezze scemate, dette bene da un comico. Se un parlamentare che è solo un quarto. Guarda, sentire quelle cose lì sono cose intelligenti. Se quelle cose lì sono cose per cui meritarsi la medaglia. Onorevole, oggi ho sentito un cittadino. Oggi ho sentito un cittadino che faceva, equiparava più o meno questo avvento di antipolitica col movimento di Grillo un po' come agli anni 50 il partito dell'uomo qualunque. 41 anni. Romeo, te lo ricordi l'operaio che si lamentava prima nel video? Te lo ricordi quell'operaio lì? Quell'operaio lì è un operaio di Fincantieri. Ti sto dicendo ci avevate mandato Belsito a fare il vicepresidente in Fincantieri, nell'azienda in Fincantieri, c'era Belsito. Da dire che hai delle responsabilità a passare per un ladro, quando non lo sei, c'è una bella differenza. Questa è la verità. Scusi. È stato fatto appositamente e proprio clinicamente, proprio nel mese della campagna elettorale. Guarda caso finiscono le elezioni, si allarga il giro su Filippo Penati. Ci sono, guarda caso il giorno dopo che ci sono autorevoli esponenti della Lega indagati per tangenti. Ma le responsabilità ci sono. Allora, se ci sono, ci sono delle indagini in corso. Bene. Se ci sono delle responsabilità si accerteranno. Sì, ma, ma qua si è fatto. Romeo, abbiamo capito. Si è fatto del nostro partito qualcosa che le 12 pagine sul Corriere. In questi giorni, Martinelli, solo una cosa, in questi giorni è venuto fuori che sulla vicenda adesso voglio devo no. Sì, sono 12 cosa, pagine sulla sul vicenda Anton Veneta sono stati rubati 7 miliardi di euro 7 miliardi di euro
7 miliardi di euro da parte del Monte dei Paschi di Siena. Mm. Una notizietta. Sui 15 mila euro del Trota è venuto fuori delle paginate. Allora, la Lega Nord rappresenta l'antisistema che rappresenta oggi Grillo. Cioè, l'evidenza che è stata data alla Lega Nord non è casuale. Perché io ricordo, e visto che siamo coetanei quasi con Romeo, ricorderà che ai tempi di Tangentopoli, Poggiolini, al quale nella cui casa c'erano i lingotti d'oro, la Lega si indignava dei lingotti d'oro. E se oggi Rosi Mauro, chi per lei, c'hanno i lingotti d'oro nascosti. Lingotti d'oro, e ci sono esponenti indagati per tangenti. I lingotti d'oro, è logico che ci siano 12 pagine. C'è un esponente. Ok, io devo dare una pausa perché a un certo punto sono un cronometro. C'ho la redazione che fra un po' mi tira le scarpe. Scusa, andiamo in pausa e poi riprendiamo. Io sono una curiosa, sì. A volte prendo il mondo allo rovescio. Ma Beppe Grillo, ci vuoi dire per favore dove hai investito i tuoi denari? Perché noi che abbiamo i denari non sappiamo dove metterli davanti a tutta questa strage, a questa disgrazia che ci sta cadendo addosso, l'euro che non c'è più, ma i suoi euro, i tuoi euro, dove li hai messi? Questa è una domanda che è molto complessa e molto appuntita, perché vuol dire, caro no Martinella, devi prendere questa domanda. Cioè, Grillo ha delle idee economiche concrete migliori di quelle che abbiamo visto? Soprattutto nel suo. Ragazzi, nel suo. Allora, non confondiamoci le idee. Scusatemi. Ha vinto le elezioni anche sulla questione del finanziamento pubblico. Scusatemi. Grillo, io sono stato tra i primi a firmare la proposta di legge popolare, no? Che fece, è stata abbandonata dal Senato. Cioè, quindi, quella delle 350.000 firme, quella sull'incandidabilità dei condannati, sul doppio mandato e sulla legge Gasparri. E quell'altro referendum che poi per un cavillo gliel'hanno annullato, che lì ci fu anche l'appello di Pannella, vieni da me che abbiamo gente competente, vabbè, ok. Su. Benissimo, allora il punto di Grillo, allora se Grillo ha fatto i soldi, scusate, se Grillo ha fatto i soldi li ha fatti da comico, perché è stato capace lui di fare il comico, ha fatto degli spettacoli, chi ha voluto lo ha visto, chi non l'ha voluto non lo ha visto, a differenza invece di tanti politici che sono arricchiti truffando gli italiani sui famosi rimborsi. Calma, non fai, questa è la grande differenza, questa è la prima grande differenza, no scusate, lo dico perché lo conosco personalmente. Io voglio sapere. E vi posso garantire che si è giocato, si è messo davvero, lui ha la possibilità di vivere di rendita, ma di fregarsi dal sistema. Sì, però scusa, no, Berlusconi 30 volte Grillo. Sì, ma queste cose non ci interessano. Ma facciamo una storia che giusto è più. Qua sono atti di fede, uno ti deve credere o meno. Visto che la signora Tremonti chiede dove hai messo i tuoi soldi, sono affari suoi dove metti i soldi. No, io non ho chiesto dove, come ha investito. Io ho. Cioè, è propositiva. Ma sono affari suoi. Scusa, io ho 10.000 euro in banca risparmiati in una vita. Mi si dice, l'euro va in vacca, torniamo alla lira, in banca non potrai più andare. Non si sa. Io vi dico che per me i miei 10.000, magari non tutti, ma 5 li prendo in banconote e li metto sotto il materasso, perché almeno non devo andare in banca a trovare la banca chiusa. Ma è già così. Io dico questo e io sono una casalinga. Io chiedo a Beppe Grillo, che denuncia benissimo, che ha tirato fuori i giovani da quell'ottusità, li ha portati ad aprirsi alla politica. Io ho difeso Grillo. Io voglio solo sapere, visto che Grillo parla e dice che questo ruba, che questo fa qua, che l'altro fa là, per favore, ci può magari dire, dare un consiglietto nazional popolare su come gli italiani... Il punto di Grillo, allora lo devo rispiegare. Allora, Grillo... Più che Grillo sembra il mago Grillo ormai, non è un politico. Grillo è un comico che presta la sua faccia. Presta la sua faccia per spingere dei cittadini che si sono autoscelti in meetup riconosciuti dal marchio e che oggi si candidano a fare politica nei comuni. Ok, saluto Penatti, lui stesso dice non so come andrà a finire, a Roma, non dà garanzie. Mi fate confondere, mi raccomando, Penati, no, Penati è pericoloso, c'è anche un giornalista comunque si chiama Penati. Saluto Pionati da Roma, che ringrazio vivamente. Grazie a tutti. Perché tagliare il 50% l'ultima tranche, perdonami, io ti rispondo dicendo noi della Lega l'ultima tranche abbiamo rinunciato.
Quindi se dobbiamo fare questa gara, la gara la vinciamo noi. È riformare effettivamente la legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Ma subito, come? Io non sono contro il finanziamento pubblico ai partiti. Sono per l'applicazione dei costi standard, visto che noi siamo della Lega, sulla politica. Quanto costa mantenere la sede centrale del partito, le sedi periferiche, le persone che lavorano dentro e i manifesti, i volantini e la campagna elettorale che devi fare per le amministrative provinciali, regionali, quello che volete, politiche europee? Quanto costa? Tot. Benissimo, costa tot, ti do tot. Quello per cui la gente è incazzata è perché costa 10 e ai partiti è stato dato 100 o 1000. Ascolta un secondo. Ah, tante volte, perdonami, ma sì, tante volte le batoste servono anche per farti cambiare un po'. O no? Ma dove eravate prima? Scusami un secondo, puoi anche cambiare un po'. Ti dico, se uno perde dei voti, si interroga, si fa delle riflessioni e dice dove abbiamo sbagliato. Cerchiamo di cambiare. Nel cambiamento, giusto? Scusa, allora, perché qua siamo a qualcosa di concreto. Non è che adesso tutto quello che ho fatto in passato, dove eri prima tu nell'Italia dei valori. Nel cambiamento. Adesso fai il grillino. Ma fino a nell'Italia dei valori, no, come tutti gli altri. Io simpatizzo comunque per l'Italia dei valori, perché il tuo leader non ha fatto nessuna proposta. L'Italia dei valori e i grillini sono lo stesso elettorato. Lo stesso elettorato. Uguale. Qua a dire dove eri tu. Allora, i voti che hanno preso in più i DV e Grillo arrivano dalla rete, da internet, non dalle TV e non dai telegiornali. Cerchiamo quindi di sono lo stesso elettorato. Allora, ho fatto una proposta. L'Italia dei valori. Ma non litigate, scusa, in fondo. L'Italia dei valori. È una bella serata, arriva l'estate. Cerchiamo di capirci. Scilipoti, però io vi prego. Grillo e Di Pietro sono in sintonia alla fine. Ho capito, però il mattoncino che cogliamo si chiama finanziamento dei partiti. Non è tutto lì, però è il mattoncino giusto. Dall'ultima riflessione che ha fatto il collega della Lega, io sono perfettamente d'accordo, però attenzione alla riflessione complessiva poi, perché potremmo rischiare che coloro i quali hanno la possibilità di avere disponibilità di denaro faranno politica e chi non ce l'ha resta dall'altra parte della barricata. Detto questo, voglio dire che io sono d'accordo, cioè dire eliminiamo tutto. Io rappresento un movimento di responsabilità nazionale, rappresento un movimento di responsabilità nazionale che non ha finanziamento e non ha niente. Cioè i contributi sono quelli della mia tasca e di coloro i quali migliorano all'interno. Male. Detto questo, Male, voglio... perché non vogliamo soldi vogliamo soldi pubblici e vogliamo sapere come li spendete. Questo dico anche a Romeo, perché non basta il quanto, noi vogliamo sapere il come. E vogliamo che la sezione di partito dell'Alta Val Seriana abbia la sicurezza di ricevere un contributo. Perché fa parte di un partito che ha ricevuto un sacco di soldi. Come si può fare questo introducendo la responsabilità? Posso finire la mia riflessione? È mai possibile che debbo gridare? No, prego, mi contengo. Allora, per quanto riguarda poi la riflessione dell'Italia dei Valori, io non voglio fare nessuna riflessione, non voglio accusare nessuno, però direi al dottor, non mi ricordo in questo momento il cognome, Martinelli, di guardare con grande attenzione l'Italia dei Valori, perché l'Italia dei Valori parla lo stesso linguaggio di Grillo in alcune cose, ma si comporta completamente e diametralmente all'opposto. Vedi all'interno di questo movimento, ora partito, che ci sono personaggi che sono ex trombati di tutti i partiti e sono stati raccolti all'interno dell'Italia dei Valori. Questa è una delle motivazioni che ha portato anche Scilipoti a staccarsi definitivamente dall'Italia dei Valori. Ritorno un attimo invece al problema assunto. Scilipoti è diventato il simbolo del fallimento della partitocrazia. Non è vero che l'Italia dei Valori ha lasciato sul campo. Scilipoti ha approfittato della buona fede di Antonio Di Pietro per metterlo in quel posto. Lei dovrebbe studiare e non dimostrare la mediocrità. Ma non si rende conto che figuraccia che ha fatto? L'Italia dei Valori, lei ma non
si rende conto che figuraccia che ha fatto? Perché non conosce il personaggio. Ma io sono solo contento perché personaggi come lei non fanno altro che accelerare la fine della partitocrazia. Gente come lei, ma chi rappresenta? Io vorrei lei ha solo, tu non si è solo approfittato, lei non sa l'asso, si è approfittato della buona fede, ma quale approfittato? Della brava gente che c'è in Italia dei Valori. Io me ne sono approfittato, non li merita. Ho visto grande mediocrità, gente come lei all'interno, che sono mediocri. Rinuncia allo stipendio, rinuncia allo stipendio. La protezione civile sempre fuori dallo studio. Ma dov'è la dignità? Ho rinunciato al mio stipendio, grande mediocre, che non faccio più il medico. Rinuncia allo stipendio. Se cambia partito, esca dal Parlamento, sia capace di farsi eleggere. Non farsi comprare da Berlusconi. Non farsi comprare da Berlusconi, che parlano di un milione di euro per comprare i parlamentari. Ok, basta, per favore, stiamo esagerando. Basta, ci vuole l'esorcista qua per fare un po'. Il fischietto, il megafono, ce l'ho là, non riesco a prenderlo. Per il governo che io non condivido e sono all'opposizione posso dare delle proposte, non una ma tante. No, ce la facciamo, noi abbiamo il problema una, di tagliare la spesa pubblica, abbiamo il problema di rilanciare il paese. Ma questo è un problema, non è una proposta. Scusi, la proposta per rilanciare, sì? Qual è? Eh? Quella di aprire immediatamente i mercati alla farmaceutica italiana.